Benvenuti cari amici su Underground Sea, questa volta riprendiamo la nostra intervista, focalizzandoci sugli aspetti legati alla community, alla componente umana che ruota attorno al fenomeno del cosplay, che spesso supera i limiti del fandom, arrivando anche a far parlare di sé sui media nazionali. Basta infatti guardarsi intorno per notare come questa passione viene spesso strumentalizzata, travisando le motivazioni che portano un appassionato a vestire i panni di un personaggio di fantasia. Proseguiamo quindi ad intervistare Endesso Van Sea di Cosplay. Com'è stato il tuo ingresso nel mondo del cosplaying e in generale come vivi il rapporto col pubblico e le persone che ti vedono in costume? Il mio ingresso è stato piuttosto graduale e aiutato molto dai social network, in particolare da Instagram. Ho cominciato postando lì per gioco i miei work in progress su Liliana e poi da lì ho iniziato a ricevere una serie di domande su come avevo fatto il diadema o perché avevo scelto Liliana o chi effettivamente Liliana fosse. Ho preso un po' coraggio e ho deciso di destinare il mio account personale, quindi al cosplay. Una volta terminata Liliana, ho deciso di portarla in fiera e ho fatto il mio primissimo Luca Comics, di fatto. È stato un po' fatto allo sbaraglio, non conoscendo molto l'ambiente, ho perso totalmente tutta la parte degli artisti. Infatti quell'anno non ho neanche conosciuto Steve Argyle, che non sapevo fosse un ospite fisso più o meno da anni. Ho recuperato nel 2016, fortunatamente. Luca poi è sempre molto divertente perché anche quando non conoscono il tuo cosplay, se lo apprezzano, ti fermano e chiedono foto e poi tentano di indovinare chi sei. L'anno scorso è stato l'anno di Cleopatra. Mi hanno fermato 4-5 volte complimentandosi per la mia bellissima Cleopatra e chiedendo foto. Ora, magari il diadema in oro e i vari gioielli possono fare un inganno, ma forse quel viola non c'entra molto con gli antichi egizi. Diciamo che forse nello spirito potevano essere due persone affini, contando che sono entrambe due femme fatale. Per i social network poi ho anche avuto la fortuna di conoscere quella che è un po' la mia partner di cosplay di Magic, Asia, in arte Full Metal Queen. È la mia Chandra da qualche anno ormai e abbiamo fatto qualche cosplay assieme. È veramente molto brava e penso che sia una delle cosplayer di Magic the Gathering con più cosplay al momento, sempre molto attiva e capace nelle sue rappresentazioni. Hai subito situazioni spiacevoli o qualcuno si è spinto oltre il semplice apprezzamento per le tue interpretazioni? Non ho mai avuto situazioni particolarmente spiacevoli legate al cosplay. Ogni tanto capita qualche commento volgare, faccio presente che la cosa non è stata gradita e di solito il tutto finisce lì. Qualcuno ogni tanto continua e viene semplicemente bloccato senza che io ci perda troppo tempo effettivamente. Ho ricevuto qualche critica per quello che riguarda la scelta del mio cosplay. Ad esempio, mi è stato detto che nonostante il costume di per sé sia buono, io non assomiglio minimamente a Liliana e quindi non dovrei interpretarla. C'è chi mi ha detto che sono troppo pallida per far Joyra, io me ne frego anche mentre di entrambe le situazioni e proseguo la mia strada dormendo tranquilla la notte. Non ho neanche mai avuto casi di stalking o di persone troppo insistenti o al massimo, se mi è capitato, un personaggio un pochino più appiccicoso del solito, semplicemente ho imparato a rispondere meno e prima o poi questi si stancavano, perciò non posso lamentarmi, anzi. La scelta di impersonare figure di spicco nell'universo di Magic a cosa è legato? Qualcuno ti ha spinto a queste scelte o è stato tutto dettato dalla tua passione per il gioco? La scelta di portare un personaggio piuttosto che un altro è totalmente personale, non è un fattore puramente estetico o puramente di fama del personaggio in sé. Infatti ho fatto personaggi che magari nell'ambiente si conoscono poco o nulla. Yleva, ad esempio, è conosciuta nel mondo del Commander, ma è quasi sconosciuta a tutti gli altri formati. Infatti anche al GP di Torino qualcuno mi ha chiesto conferma di quale personaggio portassi, proprio perché non è particolarmente famosa, mettiamola così. Mi è però interessata molto a livello caratteriale e quindi ho deciso di portarla. A volte sono carte che gioco con particolare affetto, a volte sono personaggi di cui mi sono innamorata solo e esclusivamente per la loro storia, ad esempio Joyra, che peraltro è un po' fuori dai miei canoni. Diciamo che è uno stile un pochino predefinito, ma mi piace a volte
uscire dagli schemi e tentare qualcosa di nuovo. L'importante è che il personaggio mi trasmetta qualcosa e mi faccia venire voglia di dire: oddio, sì, mi piacerebbe provare a interpretarla. Ma come cosplayer a volte mi trovo in situazioni piuttosto divertenti grazie alla community di Magic. Ad esempio, mi è capitato di fare la foto con un ragazzo che ha un odio sfrenato per Giunta, da quello che ho capito, e subito i suoi amici a commentare sotto se non puoi batterli, alleati con loro e cose di questo genere. Soprattutto su Instagram, invece, ci sono una serie di fan delle varie coppie. Quindi c'è chi pensa che Liliana dovrebbe stare assolutamente con Jace, che inizia a dire che Liliana batte la Vraska e riconquisterà il cuore di Jace, piuttosto chi parteggia per Vraska inizia a dire che insomma Liliana nel suo tempo l'ha fatto e deve leggiare verso altri lidi, chi parteggia per una Liliana con Chandra o con tutt'altra persona e quindi la situazione diventa un po' beautiful, mettiamola così. Quanto è importante per te la community e quanto conta rispetto alla tua passione? A volte la community si divide molto sui cosplayer di Magic, soprattutto lontano dall'America dove sono molto diffusi. Fondamentalmente le domande sono sempre quelle: vogliono assicurarsi che chi fa cosplay di Magic giochi anche. Ora, io non penso che sia un requisito fondamentale giocare per fare il cosplay di un determinato personaggio. La conoscenza sì, perché quantomeno devi sapere chi stai portando, altrimenti la cosa diventa un pochino ridicola, non lo so, uno potrebbe interpretare un vampiro e farlo diventare il personaggio più solare del mondo. Non è esattamente quella la natura del personaggio di base, mettiamola così. Però questo non vuol dire che uno debba giocare a Magic da un tot, debba assolutamente giocare la determinata carta per portarne il cosplay. Da un certo punto di vista è una forma di protezione del giocatore nel confronto dei suoi personaggi preferiti. È come se volessero assicurarsi che tu sia degno di portare Liliana piuttosto che Jace, piuttosto che qualcun altro. Infatti spessissimo mi chiedono se faccio Liliana solo esclusivamente perché il mio ragazzo gioca Magic. A parte il fatto che il mio ragazzo non gioca Magic, no, faccio Liliana perché adoro Liliana e faccio Liliana perché è uno dei miei Planeswalker preferiti. Forse le intenzioni di base non sono nemmeno tanto cattive, vogliono solo proteggere i loro personaggi preferiti. Quando invece la community decide di sostenerti, sa di essere di un entusiasmo travolgente. Sono veramente degli ottimi sostenitori e si fanno sentire vicini, tra virgolette. Quando hanno spoilerato Teyza Karloff dall'ultima espansione di Ravnica, in tante persone mi hanno scritto sapendo che Teyza è uno dei miei personaggi preferiti. E in molti hanno detto: oddio, è una versione bellissima, è la definitiva, devi assolutamente farla, devi assolutamente farla. Tra parentesi, hanno vinto perché effettivamente Teyza è in programma. E questo oppure altri gesti fanno capire come il tuo lavoro sia apprezzato ed è una gran soddisfazione. Ad esempio, all'ultimo torneo del giocatore medio di Magic a Milano, alcuni sono venuti facendomi firmare carte con su Liliana o addirittura un tappetino. È stata una cosa un po' nuova per me, ma sono stata davvero felicissima. Sono queste le piccole cose che ti fanno capire quanto la tua passione, il tuo lavoro sia effettivamente apprezzato. Un'ultima domanda. Questa passione ti sta aiutando a trovare uno sbocco lavorativo oppure è semplicemente un hobby che coltivi nel tempo libero? Ma conterei di mantenere la situazione esattamente come ora, cioè principalmente il mio far cosplay è un divertimento e se c'è la possibilità si può fare altro, si possono fare eventi, si possono fare GP, conto di farne ancora in futuro, ma non ne farei un lavoro vero e proprio. In primis perché non è mai stato il mio obiettivo, infatti non ho neanche mai puntato a gare o d'altro. Ho fatto una semplice gara a dicembre dell'anno scorso con la mia Full Metal Queen, ma solo ed esclusivamente per divertimento personale. E poi non lo vedo come un lavoro che può continuare troppo nel tempo. O passi da semplice cosplayer a prop maker, e allora puoi dire farò accessori per altri cosplayer per un tot di anni e potrei effettivamente proseguire con questo hobby ancora per molto. O passi a fare il modello e la modella, ma sinceramente non rimani giovane e bello in eterno, giusto? A meno che tu non abbia fatto qualche patto demoniaco come Liliana. Visti i risultati e i successivi risvolti, direi che i patti demoniaci sono un pochino sopravvalutati, se non pericolosi.
Grazie Andice per aver concesso un po' del tuo tempo e ti auguriamo il meglio per il futuro, sia come cosplayer che nel tuo quotidiano. Grazie a voi, è stato un piacere fare due chiacchiere sul vostro canale. Non vedo l'ora di vedere nuove interviste e nuove analisi dei vari mazzi e dei vari formati. Devo dire che avete dei contenuti molto interessanti e spero che pian piano il vostro canale possa avere una crescita titanica. Direi che questo è tutto per questa intervista. Spero che questo video vi sia piaciuto e non dimenticate di mettere mi piace, mi raccomando. Se poi avete dei suggerimenti o volete un nuovo video in cui si parli di voi o di un vostro amico, potete scriverlo qui sotto, tra i commenti. Noi saremo ben lieti di condurvi nel mare oscuro dei formati poco noti, per darvi nuovi spunti, nuove strategie su cui basare le vostre future partite. Ci si rivede presto qui, su Underground Sea. Questo video è disponibile grazie a daltenda.com, vendita online e distribuzione giochi.